Ma andiamo alla partita, il Fontana che mette in azione Dalmizia, traversone e c'è la deviazione in calcio d'angolo di Rocchi che oggi rileva Turbacci per aver controlla e con una splendida finta la maceratese con Romano riparte, poi la conversione, la rete splendida a giro la rete splendida di Ambrosini, veramente un capolavoro sulla ripartenza della Maceratesi, l'assist di Borrelli sulla diagonale sinistra per il grandissimo Ambrosini. Abbastanza agguerrita che però è stata intanto la conclusione e la parata in due tempi del portiere di riserva. Ma non c'è anche un terzo giocatore. Insomma, lo schema, ecco lo schema. Romano per Borrelli in mezzo, salta di testa bene, ma colpisce male, era l'occasione giusta. La conclusione è la bella parata, la conclusione di Ambrosini, la bella parata in questa circostanza, bella certamente. Il fischio di avvio di questa seconda parte del match dell'arbitro, il signor Fabbri di Valdarno, coadiuvato da Fedele di Forlì e da Della Croce di Rimini. Però Borrelli ogni tanto illumina le sue prestazioni con quel passaggio, l'assist per esempio per il gol di Ambrosini, Romano no. Ecco, Panico rischia con questo appoggio al portiere Tomarelli sul Mati dell'Ancona del Termoli. C'è un doppio rimpallo, Ambrosini indietro, buona palla e rigore, è rigore. Vediamo, sì. Rigore netto, dai, come niente. Rigore netto da dietro, atterrato su Romano. Rigore netto, dai. Come chi è che ha detto niente? 24esimo. Ed è rete con la solita abilità. Portiere da una parte, palla angolata nella parte opposta. Grande Ambrosini, veramente un giocatore che è stato veramente forse il miglior acquisto in assoluto del campionato, anche se è Assolutamente sì. arrivato più tardi, no? Veramente un giocatore che si impegna sempre, che ha segnato non so quanti gol, ma quanti. Suggeritore degli uomini che ha davanti per cercare di migliorare Bella il gioco. azione di Mania, Bella traversone. palla. È colpo di testa ed è rete! Ed è rete! Cavaliere! Ottimo Mania! Ha difeso, io l'ho visto bene, dicevo prima, bene a Fano, oggi ha dimostrato la sua qualità nelle percussioni e nei traversoni, pallone ben difeso sulla fascia sinistra, lo spazio per il traversone di sinistro nonostante la pressione dell'avversario, palla docile sul palo opposto per Cavaliere. No, oggi vede lo sostituto praticamente da Conti che è tornato indietro, ma con Perfetti, non mi pare che sia stata proprio la scelta, no, dal punto di vista tecnico la più bella, la più elegante per il gioco. Oh, questa. E poi ecco qua il quarto gol di Cavaliere ancora. No, il difensore. Ben fatto, mi sembrava Cavaliere, ben fatto sul calcio d'angolo, ben fatto di Belkaid, bel piedi Belkaid, bel fatto di testa, ha fatto centrale, nulla da fare per Tomarelli.